Uno scienziato con cui ho parlato ha detto che se anche la teoria dell'evoluzione non fosse vera, non la si potrebbe mai ritrattare, perché ormai è stata spinta troppo in là. Milioni di libri di testo dovrebbero essere ristampati e musei in tutto il mondo dovrebbero togliere gli oggetti in mostra. La società non crederebbe più alla scienza. Luther Sunderland, già ingegnere aerospaziale e autore del libro L'enigma di Darwin. A porte chiuse o di tanto in tanto, parlando molto sinceramente, gli evoluzionisti ammettono che non esistono prove che l'uomo sia derivato dalla scimmia. La scienza un tempo ricercava la verità. Ora sembra che sia ridotta a cercare una storia credibile. Diventa famoso lo scienziato che sa costruire la storia più plausibile e la fa stampare o fa in modo che i media ne parlino. Posso dire che, come scienziato, non vedo alcuna prova che l'evoluzione sia avvenuta o sia in atto oggi. L'Archaeopteryx, presentato come collegamento fra rettili e uccelli, è il miglior esempio di forma di transizione per gli evoluzionisti. Recentemente però è stato ritrovato un altro uccello, secondo loro più vecchio di 75 milioni di anni. L'Archaeopteryx dunque non può essere stato l'antenato degli uccelli. I fautori dell'evoluzionismo non dispongono di alcuna forma di transizione. Questo tuttavia non li ferma. Prendete qualunque libro sull'argomento e l'Archaeopteryx è ancora presentato come la prova migliore. L'Archaeopteryx, classificato oggi da molti paleontologi come un uccello e non una specie intermedia di uccello rettile, fu il primo dei numerosi trucchi per diffondere l'evoluzionismo. Presupponendo che fosse l'anello di congiunzione fra rettili e uccelli, gli evoluzionisti ne sbagliarono sia la data che l'identificazione.